Ciao a tutti e benvenuti. In questo video andremo a trattare del metabolismo energetico della cellula. All'interno di ogni cellula si verificano continuamente numerose reazioni chimiche, che sono necessarie per sintetizzare dei composti organici specifici, ma anche per trasformare l'energia prelevata dall'ambiente, sotto diverse forme a seconda del tipo di organismo, in energia chimica che sia utilizzabile all'interno della cellula. I carboidrati, i lipidi e le proteine possono essere utilizzati dalle cellule come fonte di energia attraverso la loro graduale ossidazione. Tuttavia, l'energia che viene ottenuta non può essere utilizzata direttamente, ma deve essere preventivamente trasferita in un composto, l'adenosina trifosfato, detto ATP, che a sua volta viene utilizzato per fornire energia alla maggior parte dei complessi che ne richiedono. Prima di entrare nello specifico del metabolismo energetico della cellula, è necessario ripassare alcuni concetti di termodinamica. Per energia libera si intende la quantità di energia disponibile per svolgere un lavoro, cioè l'energia che può essere ulteriormente utilizzata. Ovviamente un sistema più è lontano dal suo equilibrio e maggiore sarà la sua energia libera. E infatti, a mano che una reazione procede, l'energia libera tende a diminuire. E il sistema si avvicina verso l'equilibrio. Inoltre, si definisce una reazione spontanea soltanto se questa porta il sistema più vicino al suo stato di equilibrio, cioè se è accompagnata da una variazione di energia libera, detto delta G, negativa. Ovviamente non tutte le reazioni che portano ad una diminuzione dell'energia libera in un sistema possono avvenire in modo automatico. Ma è necessario che si oltrepassi una barriera che è definita energia di attivazione. Talvolta però l'energia di attivazione di una reazione è così alta che servirebbe un tempo infinito affinché questa venga oltrepassata. Per questo è fondamentale il ruolo di alcuni enzimi che catalizzano le reazioni chimiche e riducono in modo drastico l'energia di attivazione, permettendo a queste reazioni di potersi svolgere a concentrazione di reagenti e a temperature fisiologiche. All'interno di una cellula, ovviamente, ci sono una quantità ampia di molecole dotate di alta energia libera e la più comune, come abbiamo detto, è l'adenosina trifosfato, ATP. All'interno del citoplasma il pH è neutro e gli ossidrili dei gruppi fosfato sono completamente ionizzati. Per questo l'ATP ha soltanto quattro cariche negative che sono concentrate intorno alla struttura lineare dei polifosfati e la repulsione tra le cariche negative spiega la forte tendenza del gruppo fosfato terminale a staccarsi per idrolisi, dando luogo ad una molecola di ADP e una molecola di fosfato inorganico. Il metabolismo energetico in una cellula può essere diviso in due fasi, l'anabolismo e il catabolismo. Con il termine anabolismo si intende l'insieme dei processi metabolici che portano alla sintesi dei componenti cellulari a partire da delle molecole più semplici. L'anabolismo è quindi un processo di biosintesi che porta alla formazione di proteine da degli aminoacidi, oppure di glicogeno da partire dal glucosio. Al contrario, il catabolismo è un processo degradativo, in cui le molecole complesse vengono trasformate in molecole più semplici. A differenza del processo anabolico, il catabolismo è un processo esoergonico, che rilascia energia, mentre per quanto riguarda l'anabolismo, il processo richiede energia. La cellula è quindi capace di realizzare reazioni endoergoniche, energizzando i substrati, grazie all'energia libera del legame del terzo gruppo fosfato dell'ATP. Rigenerare invece ATP partendo da ADP e fosfato inorganico comporta una reazione endoergonica che non procede spontaneamente, ma che deve essere accoppiata con una reazione che fornisca una consistente quantità di energia. Ovviamente la degradazione del glucosio o di altre molecole organiche come acidi grassi e aminoacidi ad acqua e anidride carbonica fornisce energia necessaria a questo processo. Nella cellula l'ossidazione del glucosio è frazionata in una serie di reazioni esoergoniche, come la glicolisi e il ciclo di Krebs, oppure acido dell'acido citrico. Durante queste reazioni metaboliche l'energia viene ceduta gradualmente
è utilizzata per la sintesi di numerose molecole di ATP. Tuttavia, la maggior parte dell'ATP è sintetizzata attraverso un meccanismo più complesso, che è legato all'intervento dell'ossigeno ed è chiamato respirazione cellulare. Questa avviene in un organulo che è detto mitocondrio. I mitocondri sono degli organuli citoplasmatici responsabili della produzione di energia. Questi possono avere diverse forme e dimensioni, in quanto mostrano una notevole plasticità. Quindi la morfologia e le dimensioni variano a seconda del tipo di cellula. In generale hanno un diametro compreso tra 0,5 e 1 micrometro e una lunghezza che va da 1 a 4 micrometri. In una cellula il numero dei mitocondri varia a seconda del fabbisogno energetico. Infatti le cellule muscolari e cardiache ne contengono a centinaia. I mitocondri sono presenti in tutte le cellule eucariotiche, ad eccezione però di alcuni funghi e dei globuli rossi immaturi dei mammiferi. Come abbiamo appena detto, il fabbisogno energetico di una cellula comporta una maggiore o minore produzione di mitocondri, e in particolare le cellule che ne contengono di più servono per la motilità, la contrazione, l'attività sinaptica, come le cellule nervose, la produzione di calore come gli adipociti nel tessuto adiposo bruno o in altre situazioni quando la richiesta energetica è elevata. Con l'attività fisica e un aumento delle richieste energetiche, i mitocondri sono in grado di rispondere duplicandosi e l'aumento ovviamente determina un aumento della loro capacità di produrre energia e quindi migliora la funzionalità muscolare. L'origine evolutiva del mitocondrio è oggi spiegata tramite la teoria dell'endosimbiosi, che è stata formulata da Lynn Margulis nel 1967. Gli antenati dei mitocondri sarebbero infatti dei procarioti eterotrofi aerobi, in grado di liberare delle grandi quantità di energia utilizzando la respirazione cellulare. Un modello attendibile per l'origine degli eucarioti aerobi deriva dalla possibilità che un procariote unicellulare anaerobio abbia inglobato per endocitosi un piccolo procariote aerobio e, invece di utilizzarlo come fonte di nutrienti, ne abbia sfruttato la capacità di utilizzare l'ossigeno, facendolo evolutivamente diventare un mitocondrio. Per simbiosi, infatti, si intende l'associazione fra due o più individui appartenenti a specie vegetali o animali diverse, in modo che dalla vita in comune possono entrambi trarre un vantaggio. La simbiosi ha quindi dato origine a un nuovo organismo, la cui riproduzione porterà alla simultanea riproduzione del batterio mitocondrio. Questa teoria è ampiamente supportata da numerose evidenze scientifiche. Infatti, le dimensioni dei mitocondri sono dello stesso ordine di grandezza delle cellule procariotiche. Inoltre, si ha la presenza nel mitocondrio di una molecola circolare di DNA che, come nei batteri, è privo di istoni. Un altro punto è che la struttura e le dimensioni dei ribosomi mitocondriali sono analoghe a quelle dei procarioti, cioè 70S. Si ha poi la presenza di una doppia membrana, cioè una esterna e una interna a formare un involucro, la presenza di molecole di cardiolipina e l'assenza di colesterolo, la presenza di diverse sequenze nucleotidiche degli rRNA mitocondriali riconducibili a quelle dei batteri. Inoltre, per quanto riguarda la riproduzione, i mitocondri sono degli organuli semiautonomi, perché si dividono per scissione binaria in modo autonomo rispetto alla cellula. Tramite l'uso di detergenti oppure mezzi meccanici come ultrasuoni o centrifugazione frazionata, è stato possibile isolare e studiare separatamente le diverse componenti dei mitocondri. I mitocondri sono infatti delimitati da una doppia membrana, la membrana mitocondriale esterna, che si presenta liscia e che circonda l'intero organello, e poi la membrana mitocondriale interna, che presenta numerosi ripiegamenti che sono detti creste mitocondriali e che aumentano la superficie. La funzione delle creste mitocondriali è infatti quella di aumentare la superficie di membrana per l'organizzazione dei complessi enzimatici che producono la maggior parte dell'ATP generato dai mitocondri. La membrana esterna è formata da lipidi e proteine ed è relativamente ricca di colesterolo.
mentre la componente proteica è rappresentata da svariati enzimi che svolgono molteplici attività, come l'ossidazione dell'adrenalina, l'allungamento della catena degli acidi grassi e la degradazione del triptofano. La membrana interna contiene svariati polipeptidi e l'elevato contenuto proteico è rappresentato da tutti quei complessi che sono deputati alla fosforilazione ossidativa e alla produzione di ATP attraverso il complesso della ATP sintasi, che genera ATP sfruttando il gradiente protonico a cavallo della membrana. La membrana interna, a differenza di quella esterna, è selettivamente permeabile. Infatti è priva di porine, ma presenta dei trasportatori transmembrana altamente selettivi. Lo spazio circoscritto dalla membrana interna è detto matrice mitocondriale ed ha una consistenza gelatinosa a causa della concentrazione elevata di proteine idrosolubili. La matrice contiene infatti numerosi enzimi, ribozimi e molecole di DNA circolare a doppio filamento, come il DNA mitocondriale, che non è complessato con istoni. La presenza di ribosomi permette al mitocondrio di svolgere una propria sintesi proteica, andando, insieme a tutte le altre caratteristiche, a rafforzare la teoria dell'endosimbiosi. L'informazione genetica contenuta nel DNA del mitocondrio, detto mtDNA, riguarda soltanto alcune delle catene polipeptidiche che formano gli enzimi in esso presenti. La maggior parte delle proteine mitocondriali, però, è codificata dal DNA del nucleo e viene sintetizzata da dei ribosomi liberi nel citoplasma. E una volta completata la sintesi, la proteina viene trasferita nel mitocondrio attraverso dei sistemi di trasporto della membrana mitocondriale che riconoscono degli specifici segnali presenti su queste proteine. Per questo i mitocondri sono definiti parzialmente autonomi. Sappiamo infatti che le proteine destinate al mitocondrio sono generalmente riconosciute grazie a una sequenza leader presente nella loro porzione amino terminale. Una cosa importante è sapere che negli animali a riproduzione sessuata l'mtDNA viene ereditato per via matrilineare, cioè il genoma mitocondriale della prole sarà quasi uguale a quello materno. E quindi, se la madre è affetta da una malattia a trasmissione mitocondriale, questa sarà ereditata da tutti i figli, mentre se ne è affetto soltanto il padre, non verrà ereditata. Il mitocondrio è in grado di svolgere molteplici funzioni. La più importante è quella di estrarre energia dai substrati organici che gli arrivano per produrre un gradiente ionico, che viene sfruttato per produrre adenosina trifosfato, ATP. Questo lento processo di combustione, nel quale i nutrienti, ridotti dalla digestione a componenti elementari, sono demoliti in molecole ancora più semplici, ottenendo energia disponibile alla cellula sotto forma di ATP, è detto respirazione cellulare. Questo processo fa parte di una catena di reazioni i cui prodotti sono utilizzati come reagenti per la reazione successiva. La produzione di energia è quindi la funzione principale del mitocondrio e viene svolta utilizzando i principali prodotti della glicolisi, il piruvato e il NADH, che vengono sfruttati nei due processi di ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Tuttavia, approfondiremo la glicolisi, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa all'interno di un prossimo video. Per il momento, soffermiamoci su quali sono le altre funzioni del mitocondrio. Il mitocondrio è infatti sede della beta-ossidazione degli acidi grassi. Inoltre, interviene in altri processi, che possono essere la regolazione del ciclo cellulare, che tratteremo in un prossimo video, l'apoptosi, la regolazione dello stato redox della cellula, la sintesi dell'eme e del colesterolo, e inoltre della produzione di calore. Il mitocondrio funziona quindi da centrale di integrazione degli stimoli apoptotici, che possono essere di molteplice natura e che sono in grado di determinare l'apertura di un complesso poliproteico chiamato poro di transizione mitocondriale. Come conseguenza si ha la rottura della membrana esterna, liberando nel citoplasma dei fattori stimolanti l'apoptosi, che daranno il via a una cascata molecolare che si conclude con la degradazione del DNA ad opera di fattori nucleari. Per quanto riguarda invece la produzione di calore, nei mitocondri l'energia delle ossidazioni non utilizzata per la sintesi di ATP
viene dispersa sotto forma di calore. Tuttavia, questa non viene completamente sprecata perché fornisce la fonte di calore che mantiene la temperatura delle cellule a dei livelli che favoriscono le reazioni chimiche quando la temperatura esterna si abbassa. Il calore disperso dai mitocondri è essenziale per gli animali a sangue caldo, che mantengono la loro temperatura corporea a dei livelli ben superiori a quelli dell'ambiente. In molti mammiferi, infatti, le cellule del tessuto adiposo bruno contengono dei mitocondri che si specializzano nella produzione di calore, piuttosto che nella sintesi di ATP. Con questo abbiamo concluso il capitolo riguardo i mitocondri. All'interno di un prossimo approfondimento tratteremo l'importazione delle proteine nei mitocondri. Quindi, se non vuoi perdertelo, ti consiglio di iscriverti e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato utile. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!